Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Nell'udienza del 13 giugno ai rappresentanti pontifici provenienti da tutto il mondo, Papa Francesco ha proposto una specie di decalogo che in realtà, ha detto il Papa, è indirizzato attraverso di voi anche ai vostri collaboratori e anzi a tutti i vescovi, i sacerdoti e i consacrati che voi incontrate in ogni parte del mondo. Il discorso si conclude con un riferimento al nunzio Uomo di Umiltà, in cui Papa Francesco riprende dall'agenzia Corrispondenza Romana, citata nell'ultima nota del suo discorso, le belle litanie dell'umiltà del cardinale Merry del Val, che vale la pena di rileggere nel discorso pontificio. Dice Papa Francesco: vorrei concludere questo decalogo con la virtù dell'umiltà, citando le litanie dell'umiltà del servo di Dio cardinale Raphael Merry del Val, segretario di Stato e collaboratore di San Pio X, un vostro ex collega. Ed ecco le litanie. O Gesù, mite e umile di cuore, esauditemi. Dal desiderio di essere stimato, liberatemi, Gesù. Dal desiderio di essere amato, liberatemi, Gesù. Dal desiderio di essere decantato, liberatemi, Gesù. Dal desiderio di essere onorato, liberatemi, Gesù. Dal desiderio di essere lodato, liberatemi, Gesù. Dal desiderio di essere preferito agli altri, liberatemi, Gesù. Dal desiderio di essere consultato, liberatemi, Gesù. Dal desiderio di essere approvato, liberatemi, Gesù. Dal timore di essere umiliato, liberatemi, Gesù. Dal timore di essere disprezzato, liberatemi, Gesù. Dal timore di soffrire ripulse, liberatemi, Gesù. Dal timore di essere calunniato, liberatemi, Gesù. Dal timore di essere dimenticato, liberatemi, Gesù. Dal timore di essere preso in ridicolo, liberatemi, Gesù. Dal timore di essere ingiuriato, liberatemi, Gesù. Dal timore di essere sospettato, liberatemi, Gesù. Che gli altri siano amati più di me, Gesù, datemi la grazia di desiderarlo. Che gli altri siano stimati più di me, Gesù, datemi la grazia di desiderarlo. Che gli altri possano crescere nell'opinione del mondo e che io possa diminuire, Gesù, datemi la grazia di desiderarlo. Che gli altri possano essere impiegati e io messe in disparte, Gesù, datemi la grazia di desiderarlo. Che gli altri possano essere lodati e io non curato, Gesù, datemi la grazia di desiderarlo. Che gli altri possano essere preferiti a me in ogni cosa, datemi la grazia di desiderarlo. Che gli altri possano essere più santi di me, purché io divenga santo in quanto posso, Gesù, datemi la grazia di desiderarlo. Fin qui le belle litanie del cardinale Raphael Merry del Val, di cui Papa Francesco, ma anche noi, consigliamo la lettura, la ripetizione, la meditazione. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.